Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Ancora TG. Opere di arte popolare, sacra, polacca e prospetti interessanti sulla vita artistica di quello che poi divenne Papa Giovanni Paolo II. È la mostra Il mondo teatrale di Karol Wojtyla, inaugurata stamattina a Spoleto nella Sala degli Ori in via Saffi. Un'esposizione promossa da Marco Cherel, dall'Istituto Polacco di Roma e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto. La mostra su Papa Wojtyla, aperta fino al 26 di ottobre, è stata realizzata in occasione del trentennale della nomina del pontefice nato a Vadojovice, che ricorre appunto domani. Vediamo allora il servizio. L'impressione estetica di questa mostra è veramente molto felice, Grandevolissima, molto sono veramente contento. E tra l'altro, come ha detto giustamente lui, insomma, è una mostra che sta avendo il suo appeal, insomma, c'è stato questo interesse da parte della radio, è stata fatta un'intervista dalla RAI, e quindi insomma è una mostra che anche se è così breve, insomma, può avere anche un buon risultato di comunicazione. Hanno preso il via in questi giorni a Campello sul Clitunno i lavori di restauro della chiesa della Madonna della Bianca. Si tratta di un edificio sacro che è stato fortemente danneggiato a causa del terremoto del 1997 e delle scosse seguite successivamente, tanto che da qualche anno è stato chiuso al culto. Per l'opera di risistemazione antisismica, che interesserà anche la canonica adiacente, la regione ha stanziato 250.000 euro, dopo le pressanti richieste avanzate dal comune di Campello e dal sindaco Paolo Pacifici. Ci spostiamo a Foligno, dove stamattina il comandante regionale dei Carabinieri, il generale Roberto Paschetto, ha fatto visita al sindaco Manlio Marini. Accompagnato dal capitano Andrea Mattei, comandante della compagnia Folignate dell'Arma, il generale ha voluto salutare l'amministrazione comunale in vista del suo trasferimento a Roma. Da parte sua, il sindaco Marini ha ringraziato Paschetto per la preziosa opera, ha detto, svolta nella regione nella quotidiana lotta alla criminalità e per i reciproci rapporti di stima e di amicizia intrecciati con le istituzioni pubbliche, oltre che per l'inaspettata e gradita visita. Il primo cittadino ha quindi donato al generale alcune pubblicazioni relative alla città e al territorio e una copia della prima e ultima pagina della Divina Commedia stampata a Foligno nel 1472. E ora passiamo a parlare di Norcia, dove continua la preziosa opera di salvaguardia del patrimonio storico custodito nell'archivio comunale. L'iniziativa più recente è stata il restauro di 3 mappe catastali, una di queste risalente addirittura al 1633 e di una planimetria. L'operazione, eseguita dalla COVEC di Spoleto, è stata possibile grazie a un finanziamento messo a disposizione dal Consorzio delle Comunanze Agrarie di Norcia. Le mappe appena restaurate, commenta l'archivista Caterina Comino, fanno parte di una ricca sezione detta archivio segreto, costituita da circa 1.400 pezzi. Con questa notizia concludiamo l'edizione odierna, che vi ricordo è visibile anche sul nostro sito www.tuttoggi.info. Ci ritroviamo domani, grazie per averci seguito.